Ma l'ho presa una mano. Dai, mettiti il vestito di Bianca. Quindi con Bianca morta noi non abbiamo più avversari. Esatto. Io andrei a paraguerrimo. Oh no, ma che, chissà che cosa prende, che piega prende. Bentornati! Cioè, la settimana scorsa vi siamo mancati, Non è vero che abbiamo fatto un video lo stesso. Sì, però anche ieri abbiamo fatto un video, se per questo, ma sono mancato Kingdom Come. Questo è il primo gameplay dedicato ai DLC di Kingdom Cant. Il villaggio di Pribislavitz, che tu sicuramente ricorderai per... per l'attacco dei giganti. Abbandonato. No, è quello là dei somari che non trovavamo, quindi me lo ricordo. Abbandonato da tempo e ormai fagocitato dall'avanzare della foresta, ti sei sempre chiesto, che cazzo te l'ha detto, quali segreti nasconda e perché. Ogni tanto mi sveglio madido di sudore e faccio... Ma quali segreti nasconde Pristrinlax? Senti, ma secondo me ce ne frega un cazzo. Vai a parlare con Sir Davish, che esige il tuo aiuto, quindi... Per fare questa dalle tu scene, hai preso un foglietto. Dobbiamo parlare con Sir Davish. Ti sta veramente segnando. Sì, perché io sto rimuovendo contestualmente tutto. No, vedi, ci sono le iconcine. Vai avanti, dai. B. Sir Hans Capon. Le avventure amorose. Guarda le iconcine tutte uguali, non si capisce niente. Quindi allora, voi leggete, voi potete mettere pausa, non ce ne frega un cazzo, cioè volevo dire, noi siamo molto interessati e quindi leggeremo e eviteremo di questo. E questa è le avventure amorose dell'ardito Sir Hans Capon, diretto erede della città di Rattai. Ho detto che possono mettere pausa. Dedica la maggior parte del suo tempo all'addestramento da cavaliere. Segui l'icona. Eccelle nella caccia, nell'equitazione e nel combattimento. O almeno questo è quello che crede. Non è precisamente un campione nel nobile gioco degli scacchi o persino in quello meno complesso della dama. Dovrà approfondire lo studio della poesia invece se vuole avere una speranza di conquistare il cuore della fanciulla. Ma me ne fotto il cazzo. Ma noi a Teresa gliel'abbiamo messo in mano senza dirle nulla. Una volta per adesso, cioè poi non abbiamo più, solo con le battone ce la facciamo. Vabbè, la nuova avventura di Sir Hans Capon è ora. Noi ce la... Ma scusa, ma pure senza Sir Hans Capon va al bagno e risolve. Banda di bastardi, viaggiare per le strade della provincia è molto... Questo incarico potrebbe essere temporaneamente non disponibile durante le operazioni militari della fase finale della storia. Ah, quindi se tu giocassi dall'inizio potresti fare direttamente questi DLC. Sì. Ma non lo conosci Sir Hans Capon dall'inizio, però? Questo incarico potrebbe essere temporaneamente disponibile a sua volta. Pirkistein, a Rattai, segna Pirkistein. Questo, Devi parlare con papà. Tesori del passato, una leggenda nota in tutta la provincia, è accessibile da qualunque casa o alloggio. Lo sai che devi disabilitare la suoneria? È Alberto! Ilia, Alberto non deve cacare il cazzo. Alberto non devi cacare il cazzo. Comunque, nel baule universale... Un baule universale, non lo sapevamo. Al mulino di Rattai sono costruite 5 mappe del tesoro. La prima parte no. Ma questa è bella, però. Ma perché è bella? Perché? L'armatura del cavallo da guerra che non useremo. Ma la mettiamo quando mai hanno fatto usare il cavallo in guerra? Che in guerra, se sali sul cavallo, però ti sbatte giù. La mettiamo a pebble. Ma da guerra? Sai, in guerra non si usa il cavallo. Quante compenetrazioni aggiuntive? Sì, ma ti disarcioni. Quante compenetrazioni? Vabbè, comunque, questo che è tesori. Vabbè, comunque, le dobbiamo fare. O non lo vuoi fare? Io voglio fare quella di Teresa. Io devo masterare l'arte dello scassinamento, però. Sappi. Perché se no non scassiniamo. Dove dobbiamo andare qua? Niente, andiamo avanti. Il destino di una donna. Baule. La storia di Teresa è attiva. Questa qui. Sarei condotta da Teresa. Teresa sta accudendo un cane al mulino di Rattai. Ma lo possiamo ammazzare il cane? Per favore, la prima cosa che dobbiamo provare. Vabbè, qua bisogna parlare. Spera tu possa prenderlo in affidamento. Il cane dobbiamo prendere in affidamento. Questa cosa è bella. Perché suo zio, il mugnaio pesce, detesta il cucciolo. Parla con Teresa e offri l'aiuto. Gioanca è attesa da un destino complicato. Chi cazzo è Gioanca? Non l'abbiamo uccisa. Per scoprire quelle che l'aspetta, devi completare le missioni secondarie Pestilenza nelle mani del Signore. Noi le abbiamo finite, uccidendo tutti. Nelle mani del Signore ti verrà assegnato da Gioanca, che si trova al monastero di Sasao. Gioanca, monastero di Sasao. Ci abbiamo due donne qua. Il destino di una donna? Sono due, però. Ragazzi, bentornati. Ah, ma tocca a me. Vogliamo andare da Teresa a Rattai? Al mulino? Ma tu vuoi iniziare con Teresa? Perché tanto te l'hanno detto nei commenti, non hanno detto altro. Iniziate con Teresa, iniziate con Teresa. Tanto ce le facciamo tutte. Porca puttana, non mi ricordo niente. Vai cavallo! Però seguiamo i dialoghi, perché qua è tutta storia. È scomparso tra le forze.
Scusa, ma mi mancava l'effetto Pac-Man. Come ne fa? Glielo chiedo dopo anni che si conoscono. Madonna. Mi scattava tutto. Un giorno qualunque nella mia vita qualunque. Sei poligonale, Gabbo. Sto dicendo la stessa cosa. Sembra il balivo grasso. I awoke at first light, before the others. Mi trascina via questa narrazione. Guarda lei che sembra un sacchettone, ma comunque ci è voluto il coraggio per scoparla. Madonna. Ah, ma è diverso il cane da tutti i cani che abbiamo visto. Ti ricordi che c'è solo un profumo di cane? Sì. Però è di gran lunga il più brutto, posso dire. No, vabbè, gli altri voi sono brutti. Ma c'era scritto che era un cucciolo. Questo fa 39 kg sto cane. This morning seemed made for that very purpose. Lei è di una bruttezza estrema, eh? È proprio brutta, Teresa. Era tanto carina bianca quella della locanda. Ma invece no. Riserva l'orto, procurati il mangime per i polli, cerca nella dispensa. Ma siamo Teresa! C'ho le tette! Di merda! Non posso più... No! Madonna, ma è finita! È finita la stamina. Aspetta, ma è una mozzarella di bufala. Ma corre velocissima, molto più di Harry, cazzo. Madonna. Ma fischia come Harry, però. Non hanno manco... Diciamo, cerchiamo un altro fischio. Non hanno manco... Prendiamo una ragazza, campioniamo un fischio. Niente, cioè, faceva cagare. Tu, lurido vecchio di merda. No, ma non possiamo picchiare nessuno. Guardami sotto la sottana. Dobbiamo trovare... inutile svegliare gli altri se non ho ancora finito le faccende. Ah, ok. Ha detto che è inutile svegliare gli altri se non ha ancora finito le faccende. Cioè, se lei si fa vedere alle 9 che non ha ancora fatto un cazzo, la uccido. Furtività. Ma possiamo essere pure furtivi. Eh beh, è una donna, non è un imbecille. Può essere... È violentissimo. Ma... Ha pure scoperto. C'è superpoteri, guarda. Ma c'è Esp! C'ha i superpoteri. Secondo me, c'ha le braccia più corte. Dici. Quindi, che cazzo ha trovato? C'ha le braccia più corte. Vedi? Questo è campionato da Harry. Ah, ce lo siamo messi nella panna. Vieni, cane. Cibo. Certo che vorrei essere pure io il cane in questa fattoria. Cioè, ma qui, ma mangi meglio che a casa mia, qua. Ah, ok, vedi? Bastava ammazzare un po'. Ma non credo fosse as intended, per dirla... Però ho risolto una missione. Senza dubbio. Ma perché mi devi dire male? Non rompere il cazzo, Cuco! Devo diserbare l'orto. Ah. Nonna mia. Madonna, vai, ripeti. Veramente. War Horse. Horus, ma tu mi vuoi uccidere? Cioè, è proprio così che mi ammazzi, cioè... Che poi lei, in questo momento, tu immagina che sta raccontando a Harry. Ma veramente me lo stai facendo fare tutte queste volte, Horus? Devi fare in modo che questo campo... Sei stato molto bravo, sono orgogliosissimo di te. Ah, che bella rietta, che bella rietta, che bella rietta, ah, che bella rietta. Ah, bello. Adesso sì che siamo un assassino. Un'arma sguainata seminerà il terrore tra gli abitanti di un villaggio, mentre in città indurrà i civili a chiamare una banda. Ecco, cane! Cane! Basta! Cane, quando è poi ci serrà? Madonna, che rapidità! È scappato, non può fare altro che attendere il suo ritorno. Avremo un sacco di problemi. Che cazzo devo fare? Scusate, devo leggere. Guarda le missioni. Procurati il mangime dei polli. Cerca nella dispensa, opzionale. Mi sa che dove abbiamo inculato tutta quella roba? Cerca nella dispensa. Questa sarà la dispensa. No, è una cassa. La dispensa è una stanza.
Vabbè, ma ci sono le casse nella dispensa. I must bring Tinker a piece of meat. Ah, dovevi dargli questa carne al cane, capito? Un pezzo di carne. Ma uccidendo tutte le galline abbiamo risolto anche questa questione. È quello che mi stavo chiedendo. E sono morte, non ce ne sono più. Perfetto, allora vai a prendere il mangime e vediamo cosa succede. Adesso andiamo da mangiare i polli, giusto? Quindi vedremo dei polli tornare in vita. Dai da mangiare i polli. Checky, checky, checky. Cornaccio. Vede, polli. Parla con tu. Ma non abbiamo, vedi, abbiamo ammazzati tutti. Però non sono tornati in vita, vedi? È stata una scena straziante. Però lei ha detto venite qui, polli, 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 polli. Chi è che è passato? Chi è che è passato? Chi era quello? Non ti si è triggerato qualcosa? Cosa? Teresa va a prendere dei chiodi dal fabbro. E papà? Il papà di Harry. Ed è una scena che abbiamo visto dall'altro lato. Teresa che arriva e prende i chiodi. Anzi, però questa volta siamo... Devi parlarci con lui, devi mandarlo a lavorare. Papà, papà, papà! Guarda la testa! Collo. Guarda il collo! Papà, ho il collo... Guarda il collo di una giraffa. Guardala! Papà, ho il collo di una giraffa. Papà, ho problemi. Dai, vai in città, vai a prendere i chiodi. Sì, da... ma mi diceva la C. Mi diceva la C. Opzionale, sveglia Samuel. Andiamo a svegliare Samuel. Fratellino. Sveglia. Ma perché nessuno si sveglia? Ma che accettata tira questa? Ma no, perché vogliono essere svegliati con le buone, col caffè. Tanto ci siamo detti. Visto che ha preso 4 colpi di ascia nella schiena, non credo si sveglierà. Beh, vuole andare a pescare al laghetto e non vuole lavorare. Oh, buono. Finalmente possiamo rubare i vestiti da donna. 78 grosci. Con Harry abbiamo dovuto un sacco di fatica per avere i nostri primi 78 grosci. 78 grosci in più 40. Adesso perché ruberemo ovviamente, lo ammazzeremo, no? Uccideremo e ammazzeremo. Una donna. Vabbè, dobbiamo cambiare approccio. Con Harry abbiamo aiutato a salvare il castello di Talberg, ma con lei ammazziamo le razze. Regati dal fabbro per ritirare i chiodi. E niente, quindi la madonna. Beh, è la dura strada verso Scalica, perché adesso siamo a Scalica. Sì, ma senza cavallo sarà dura, dura. Ah, cioè, che pure con quell'altro all'inizio stavamo senza niente. Sì, vabbè, poi arriverà non solo il cavallo, ma arriverà pure il cane. Prenderò questa strada che sicuramente mi porterà più su. Vedi, esco dietro al castello. Ma qui da dove siamo scappati? Le so tutte le strade. Quindi qua ci dovrebbe essere il fabbro. Eh sì, qui è il fabbro. E ragazzi, ormai sappiamo. E salta! Salta, Dio Bono! Quadrato. Lui faceva quella cosa un anno e mezzo fa. E fa ancora quella cosa. Non mi ha visto nessuno. Non mi ha visto nessuno. Why are you creeping around like a footpad? Perché sono cattiva! No, 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 non farlo! Porca puttana! Bravissimo! Bravissimo! Così! Si può fare! Certo che si può fare! Cazzo, cazzo! Ma la possiamo dare adesso! Sei una ladra, non tentare di negare! E non è il tuo unico crimine! Tuo padre ti spoglierà viva per questa scelleratezza! No, 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 no! Madonna! Madonna! Sono fortissima! Porca puttana! Porca puttana! Perso la vita in combattimento. Ma adesso dove fare ricominciare? C'avevamo 3 grappe del Salvatore. Tu sei per deficiente favore, perché... Per favore, dimmi che non è successo. No, no. Io non ce la posso fare. Ti giuro su Dio, non ce la posso fare. Siamo pronti a andare da mangiare... Alle galline ci sono tutti i tuoi compiti, tutti. Cazzo fare, devo fare? Devi pulire le erbacce, le porco erbacce. Avevi rimosso. Poi devi dare da mangiare a Stinkos, là, il cane. E siamo di nuovo all'interno di Scalica, dove Redez berrà una grappa del Salvatore proprio adesso. Sick. Adam. Ah, glielo possiamo mandare. Le guardie si sono attivate.
Le guardie. Ma l'amore di Dio, vabbè, sta cazzi suoi. Praticamente è come se attacchi tu. Adam. Objective parameters obtained. Well done. Ma che cazzo hanno fatto? Come mi hanno segato? Hanno creato un fucile nel frattempo. Cos'è questa immagine? Perché mi hanno one shottato? Scusa, posso provare? Volcano. God be with you. What can I do for you? Father said to pick up nails, but there's no one at the fort. Che peccato, io pensavo che succedesse quella cosa. Appena smetti di parlare questa mattina. Ma immagina il contesto. Le ragazze ti cercavano. Bianca e Johanka, forse dovresti andare a trovarle prima di tornare a casa. C'è anche Bianca là, la ragazza di Henry. Ma lei che sta facendo? Ma secondo te se ammazzassimo la madre? Arriverebbe la polizia, credo. Però dalle due colpi d'ascia. Tu stai al cane, dovrebbe attaccare, guarda come sta. Infatti sta attaccando. Sì, abbiamo ucciso la mamma di Henry. Ma che cazzo sta facendo il cane? Abbiamo appena modificato il fucile. E nessuno sa che sei stato tu. Metti via quell'ascia. Madonna che bello. Ma tu ti rendi conto di che cosa sta succedendo? Stiamo cambiando la storia, ragazzi. Madonna, andiamo da Harry adesso. Uccidiamo Harry. No, Harry non si potrà uccidere. E che ne sai tu? Madonna, il palivo. Possiamo mandargli il cane. Mamma mia, dobbiamo andare a Uzziz. Andiamo a Uzziz. Prossima giornata. Sì, ma a piedi non ce la faremo mai. Piano piano ci serviva. Bianca. How come you're up so bright and early? Perché fa il barista. Me la ricordavo meglio Bianca, ma secondo me è ancora carica. Però cioè, rispetto potresti andare a trovare Harry. Giuro, sembra fa uccidere sempre a giocare con le spade di legno. Comunque Bianca si preoccupa per Harry, vuole fargli bere una birra perché si sta allenando con la spada. E quindi questo è il nostro primo incontro con Harry, non sei eccitato? Non credo sia il primo incontro, si conoscono già. No, con Harry del DLC. Oh! Eccolo. Ti ricordavi, Sto posto. God be with you, Henry. Mind you don't get hurt. Good day, Teresa. Che coglione che l'ho da fuori. Io non lo puoi uccidere. Lo puoi uccidere! Ma veramente? Lo puoi uccidere! Fallo. Salva. Salva. Teresa? Mamma, gli ho tirato un'accettata in faccia, mi ha fatto una piega. Non è progettato per provare dolore. È un androide protocollato. Great. Qui fuori fa caldo, è da parte mia! Vai, creiamo zizzania! Qua nessuno ha messo il cappotto da bianco. Nemmeno i GDR sti più convinti. Ci insegna a combattere! Ma quindi stiamo rifacendo l'allenamento di spada? Sì, ma c'ha la stamina di una sega, c'ha. Vuoi che ci provi io? Sì, c'è la stamina molto 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 relativa, eh. Vai, tritalo. Oh, occhio. Quindi? Morte in brevista. Don't go easy on me, Hal. Ma non è vero, ci stavamo menando fortissimo. Ci stavamo guarda menando. Che noi siamo sporchi di merda. Henry, really? Ma non è così che è andata, ce le davamo in faccia le spade di lei. Now I shall have to fight for my honor. Guarda quanto è zoccola lei. Take that, you scoundrel. Are you all right? Nothing, I'm fine. I'm sorry, I didn't mean to. Show me that. No, really, it's nothing. Adesso solo chiava in bocca, guarda. There now. Ecco che cosa? Che cazzo hai fatto? L'hai operato? C'è del tenero già, eh? C'è subito del tenero. Ma là di tenero non vedo assolutamente nulla, al massimo. Ma sta bevendo la sua birra. C'è del barzotto, ma del tenero non lo so. Ma come ha messo quelle bende? Dove ce l'avevamo? By the way. Io Bianca for that beer.
Ma gli ha messo il gesso, gliel'ha pure ma firmato. Perché gli ha detto sei quella, la, se a Bianca, sei in debito con Bianca per la birra? Gli ho detto che era da parte nostra. Cioè, guarda quanto cazzo è programmato male il gioco. Noi abbiamo sempre detto che Kingdom Come c'ha una e una sola direzione. Ci ha fatto scegliere. Che peccato che non possiamo lavorare. Vabbè, dai, sta prima parte siamo chiusi in scalica, questo possiamo fare. Io credo che sia tutto qui. God be with you, Teresa. God. What are you? He had no one to train. You playing with swords? Yes, and as it happens, I did quite well. They say a wolf. Un lupo da fermo, un po' d'avventura, c'è un lupo nei boschi, dai. God. Oh, mamma cammamita, perché devi chiudere cazzo di porta dietro? Madonna, ti scompare. Fermati, bianca! Sta tarellando come... Aspetta che andiamo nei boschi e t'ammazzo. Come piotta. Ma vuol dire che non la possiamo attaccare adesso, Dici? Diciamo che è morta per il lupo. Aspettiamo, sì. Meglio per me. Tu cazzo devo via l'arco, porco Satana. Guarda la mappa. Parla con Adam, quindi dobbiamo seguire la bambina. Non faremo missioni di ricerca. Pesanti così. Adam, eccolo qua. E papà, sì. Se me lo presti accetterò di danzare con te. Dai, fai la prova. Adam? Thank you so much. Hai capito il papà di Bianca? No, ho sbagliato. Non l'ho fatto. Richiama il cane. No. Ormai il cane è andato. Fermo cane, fermo un attimo. Elogio. Ma avete visto tutti? Se l'è vista brutta Bianca. Ma hai visto lei che diceva, ma avete visto tutti? Che cazzo ha visto niente? Comunque caccia l'acqua, dai, proviamo l'acqua. Ma che palle. È difficilissimo. Però è stupida pure lei, Cioè, mi sta leggendo in Albania a piedi. Ma l'ho presa una mano. L'ho presa una mano. C'ha anche il pezzo di freccia sulla mano. Che piega prende? Lo scopriremo al prossimo episodio. Bastardi, sì. Siamo proprio cattivoni noi. Al prossimo episodio scopriremo come va. Gioco io.